Nome. Andrea Lanfri, Età. 33. Professione. Atleta e amante della vita. Soprannome. Soprannome ne ho tanti, diciamo Andrew. Andrew è formale. Dimmi quello più strano. Più strano, bestio. Un pregio e un difetto di Andrea Lanfri. Un pregio ambizioso, un difetto troppo testardo. Il coronavirus e l'isolamento non ti hanno fermato. Abbiamo letto sulla Gazzetta dello Sport alcuni giorni fa la tua ultima impresa. Non ti fermi mai, insomma. No, diciamo non mi ha fermato. Mi ha costretto a un cambio di programma improvviso e inaspettato, però non mi ha senz'altro fermato. Anzi, ha dato via ad alcune cose, alcune novità. Come è nata e poi come l'hai messa in piedi? Diciamo semplicemente non potendo andare a Lucca o diciamo in giro ad allenarmi, ho un po' riadattato il piccolo habitat di casa di dove abito, quindi avevo un campo davanti a casa un po' diciamo incurato, abbiamo diciamo prima sistemato, pulito e reso più ottimale, diciamo meglio possibile per potermi allenare, quindi faccio un po' di corsa. Quindi l'abbiamo sistemato, ho iniziato a farci i miei piccoli scatti, le mie piccole corse e piano piano aumentava sempre di più. E così all'improvviso ho pensato di, diciamo, perché no provare a correrci una 21 chilometri? È un bel allenamento mentale soprattutto, ecco, 58 metri avanti e indietro, girando sempre lo stesso percorso per 3 ore, è un bel allenamento mentale soprattutto. C'è comunque una cosa che ti è mancata di più? Diciamo la cosa che mi è mancata di più è l'idea della libertà, proprio il concetto di montagna che io sento proprio dentro, la libertà di viaggiare, di esplorare. La tua stagione aveva due obiettivi già fissati, Paralimpiadi e scalata all'Everest. Adesso che succede? Sì, esatto. Le Paralimpiadi, come tutti sappiamo, sono state posticipate di un anno esatto e quindi automaticamente devo posticipare la salita anche all'Everest. Quindi è tutto spostato di un anno. Quest'anno però ho detto voglio fare qualcosa, quindi rimarrò diciamo sul territorio nazionale senz'altro e più che altro anche tante diciamo piccole avventure e cose un po' particolari, triathlon diciamo un po' particolari qui nelle mie amate Apuane. Hai espresso parole importanti per medici e infermieri impegnati in prima linea. Ma diciamo che ogni cosa che faccio il mio pensiero va là, non so come mai, ma è, diciamo, è una parte della mia vita molto importante. Io ora siamo stati un po' tutti costretti a casa 2 mesi, pensando che sono stato costretto a casa, diciamo in ospedale in primis, 5 mesi fermo e poi un periodo diciamo post ospedale anche lì fermo, però poi alla fine quando ho potuto riprendere in mano tutto era molto più bello, ecco, quindi questa situazione un po' l'ho vista come uno stop forzato a causa di questa pandemia, però ripenso a quei 5 mesi che ero in ospedale bloccato e in confronto questa cosa non è assolutamente niente, quindi è stato quello il pensiero che va sempre rivolto alla mia seconda famiglia dell'ospedale del San Luca. Avevi questi due sogni, Everest, no, e Paralimpiadi. Mm-hmm. Non è che te ne è nato un terzo e magari adesso ce lo confidi? Se diciamo si è aggiunta il desiderio di riuscire a salire dopo l'Everest tutte le 7 summit del pianeta. Ecco, quindi questi sarebbero i miei 3 grandissimi obiettivi. Un saluto agli amici della Virtus. Un mega saluto a tutti i miei amici della Virtus, non vedo l'ora di tornare in pista tutti insieme a fare gli allenamenti, a morire nei 400 metri, non vedo veramente l'ora, guarda, spero a prestissimo.